Ma finalmente noi abbiamo agito nella massima trasparenza, perché la convenzione che abbiamo ereditato era una convenzione che aveva troppi lati che non ci piacevano e per questo l'abbiamo anche voluta cambiare. Soprattutto era una convenzione tra virgolette di favore, troppo sbilanciata verso la società. Adesso noi troveremo un punto di equilibrio che mette in condizioni di sicurezza chi vuole investire, cioè la società Calcio Napoli, fa rientrare sotto il profilo di una redditività complessiva il Comune di Napoli, prevede ancora più spazio per i bambini delle nostre scuole, per i diversamente abili, il trasporto ferro e gomma la notte, e non ci sarà più, per quanto mi riguarda, questa è la mia posizione che credo che il Presidente Laurentiis condividerà, non esisteranno più biglietti omaggio, almeno per quanto riguarda la parte comune, fin quando quindi sarà in vigore la convenzione che andremo a firmare. Ci sarà l'applicazione della legge, che è quella del cerimoniale, delle autorità previste dalle leggi dello Stato, quindi non ci saranno biglietti trasferibili, verrà attraverso il cerimoniale, come accade da sempre in Italia, che quando ci sono iniziative teatrali, sportive, culturali, grandi eventi o comunque qualsiasi altro tipo, il cerimoniale che gestisce il luogo in cui si deve realizzare l'evento, secondo la legge, manderà l'invito a tutte quelle che sono le autorità. L'autorità poi deciderà, sarà il prefetto, sarà il procuratore, sarà il questore, se andare o meno, ma quel biglietto non è trasferibile. Mentre finora c'era una situazione non molto chiara, e quindi noi in questo modo la chiariamo definitivamente. Questa è stata la mia volontà e questa è l'azione che abbiamo messo in campo. Qualcuno ha voluto agitare, diciamo, un moralismo di maniera, dopo aver sempre tra l'altro usufruito costantemente evidentemente del biglietto allo stadio. Adesso cambierà, in modo che mettiamo chiarezza, non sarà la società che gestirà, non sarà il sindaco, sarà il cerimoniale, senza nessuna discrezione. Si fa l'elenco delle autorità, quelle saranno invitate, punto e basta. Poi se si vuole eliminare la tribuna autorità, per me si può anche eliminare, non ho nessun problema.